Marshall adesso ci parlerà in di tante cose, in particolare di un problema che si chiama punizione. Sentirete cosa da dire. Vi faccio un comunicato. Alain Parguet, io sono andato da lui con un documento e gli ho detto: senti Alain, per favore puoi nominarli questi politici italiani? Cosa che lui prima non ha fatto perché era molto concentrato sulla sua voglia di finire la relazione. E dietro sua responsabilità diretta, e naturalmente anche la mia perché l'ho già scritto, Alain Parguet ha citato questi politici italiani come particolarmente corrotti dalle élite tecnocratiche francesi in ordine di importanza: Romano Prodi, Mario Draghi, Carlo Zeglio Ciampi, Padoa-Schioppa, Mario Monti particolarmente legato alla Chiesa, al Vaticano, e ha detto che il peggiore di tutti, un grande amico personale di Attali, il tecnocrate che disse ma cosa credeva la plebaglia europea che l'euro fosse stato fatto per la loro felicità, si chiama Massimo D'Alema. Parole di Parguet. I will also have something to say about signore Monti. Avrei anch'io qualcosa da dire sui signori Monti e Draghi. Però prima di arrivarci vorrei chiarire un punto, che già è una cosa che è già stata discussa e menzionata più volte oggi, cioè qualcosa che è emerso durante il pranzo quando ho parlato con Paolo. Ed è un argomento di cui parlerò con Stefani domani a proposito della differenza fra un utilizzatore, un utente e un emettitore di una valuta, di una moneta. Paesi come gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia e il Regno Unito, il Giappone, tutti emettono le proprie valute. Hanno una sovranità nel senso più pieno del termine. Possono spendere senza vincoli finanziari. Potrebbero esserci dei vincoli di risorse reali, ad esempio, ma non ci saranno delle impossibilità di pagare in senso finanziario. E questo valeva anche per l'Italia quando c'era la lira. Ora però anche voi siete soltanto degli utilizzatori di una valuta. Voi utilizzate, per così dire, il denaro fatto da altri. Il che significa che è dipendente o dal gettito fiscale o da un finanziamento dal mercato dei capitali, nella fattispecie del mercato dei titoli di Stato, per sostenere la vostra crescita. Quindi, se il mercato decide che voi dovete fallire, non siete più solvibili, possono effettivamente farvi chiudere. Possono farvi pagare tassi di interesse tali e tanti che il vostro paese non potrebbe più sopravvivere. Questa, ad esempio, è la situazione in cui si trova oggi la Grecia e il Portogallo si sta avvicinando anche a questa situazione. Abbiamo parlato prima effettivamente dell'analogia del volante che Stefani ha utilizzato rispetto a Lerner. Noi nel continente americano abbiamo in effetti il controllo del volante. Ora ci comportiamo come se non ne avessimo di controllo del volante, però lo abbiamo. E purtroppo voi in Italia invece siete solo i passeggeri della vettura, della macchina. È il mercato dei titoli di Stato, è lui che tiene in mano il volante. E non importa che tipo di macchina sia, potrebbe essere una vecchia Ford oppure una Ferrari di lusso, ma se voi non avete controllo del volante, allora non potete guidarla, sta macchina. E quindi è importante chiarire questo punto, ma ne parleremo anche domani.
L'altra cosa di cui vorrei parlare adesso nel mio segmento pomeridiano è questo trend un pochino che mi turba, che vedo fra questi miei amici italiani che continuano a rimproverarsi per la crisi attuale, la crisi in cui si trovano. C'è come una percezione per cui voi siete diventati appunto le pecore nere dell'Unione Europea, spendaccioni, pigri, quindi voi meritate di essere puniti. Ora, ego vi assolvo, cioè anche se non sono un prete, comunque sono qui ad assolvervi dei vostri peccati. Ma vorrei parlarvi di una variazione di una vecchia favola greca a proposito della formica e della cicala, l'operosa formica e la spendacciona cicala. Conoscerete senz'altro la storia. Negli ultimi due anni, in particolare, i greci si sono guadagnati una reputazione internazionale come la cicala. Appunto, invece, i tedeschi sono le brave formichine. Purtroppo, però, la reputazione greca si è in realtà cominciata a contagiare anche l'Italia, il Portogallo, la Spagna, ma anche verso il nord, anche l'Irlanda è contagiata con questa reputazione da cicale. Tutti quelli fondamentalmente che hanno dei problemi adesso sono appunto delle cicale pigre spendaccione. Il pacchetto di salvataggio della Grecia è stato associato a questa propaganda secondo la quale appunto l'Eurozona è ormai divisa in due regioni, pieno di formiche operose del nord ed invece di pigre cicale del sud. E adesso, con i giorni dell'estate mediterranea alle nostre spalle, ora che sono scomparse tutte i nostri sostegni e supporti, abbiamo l'inverno del nostro scontento dovuto alla pigrizia di queste cicale. E questa è ormai l'immagine che si sente divulgare in Europa. Voi, cicale povere, state bussando adesso alla porta delle operose formiche col cappello in mano, pregando di essere salvate. E le formiche sono ovviamente, insomma, poco disposte. Ok, ti diamo un po' di soldi, però se ti comporti bene, se prometti di cambiare. E cosa ci dicono in realtà? In un qualche modo, i semi che le formiche hanno messo da parte per i giorni invernali sono messi a repentaglio dalle cicale che hanno goduto per tanto tempo. Senz'altro avrete sentito raccontare questa stessa metafora più e più volte nell'ultimo anno. Allora, il problema con storie di questo tipo, per quanto interessanti e appetibili, è che in realtà non aiutano, non fanno capire. Oggi pomeriggio, pertanto, vorrei sostenere che questa favola di Esopo in origine, per quanto possa essere interessante, in realtà causa più problemi che soluzioni. E perché dico questo? Perché le formiche e le cicale si trovano dappertutto, si trovano in Grecia, si trovano in Italia, dove esistono persone operose che lavorano, come peraltro ci sono anche degli pigroni, spendaccioni in Germania, in Austria, in Olanda. Eppure abbiamo pensato che tutte le formiche fossero nel nord, tutte le cicale fossero a sud, e abbiamo introdotto dei rimedi assolutamente tossici per porre rimedio a questo problema. È vero assolutamente che la crisi ha posto un onere assolutamente eccessivo sulle spalle delle formiche europee. Sproporzionato. Però queste formiche non è che siano per forza tutte tedesche, austriache, olandese, né tutte le cicale sono per forza greche, italiane o spagnole. Alcune formiche sono tedesche, però ci sono anche delle formiche italiane. Ciò che unisce tutte le formiche europee del nord e del sud, est e dell'ovest, è che tutte hanno lavorato alacremente per arrivare alla fine del mese nei momenti buoni e lavorano ancora più alacremente per arrivarci nei momenti difficili. Le cicale, altrimenti note con il termine banchieri e tecnocrati, sia a nord che a sud, hanno sempre vissuto una gran bella vita prima
prima e tuttora la stanno vivendo una gran bella vita. Sono, come sempre, ben desiderosi di privatizzare qualunque vantaggio possano avere e socializzare le perdite, distribuendo queste perdite sulle formiche che lavorano. Come ho detto, vi è stato detto che siete appunto un mucchio di cicale che vivono al di là dei loro mezzi. Questa è una narrazione che, diciamo, si è vista prevalere negli ultimi 2 anni e questo è ciò che i tedeschi in particolare continuano a dire. E ci sono riusciti comunque, per cui anche in questo grande e orgoglioso paese molti ci credono. Avete questa idea molto bizzarra, peraltro, che siete stati cattivi e che pertanto meritate di essere puniti. È una sorta di sindrome di Stoccolma, o forse in questo caso la dovremmo chiamare sindrome di Berlino. Ma non è vera. E non appena capiamo questa cosa, allora avremo una rapida possibilità di mettere in sesto una serie di riforme in cui smetteremo di salvaguardare gli interessi di banchieri corrotti e di tecnocrati completamente separati dalla realtà italiana e di altri paesi d'Europa. In Italia, così come anche in Germania, avete tante persone che lavorano e che lavorano sodo in tanti contesti, come ha detto Alene, altri hanno 2 lavori, anche più, e che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese a causa di retribuzioni così basse, a causa di condizioni di sfruttamento scandalose e a causa dell'inflazione che è molto superiore a quella ufficiale, soprattutto dopo l'introduzione dell'euro. I prezzi degli alimenti, di beni di base sono aumentati. E a causa di ciò la popolazione si è indebitata di più e pertanto hanno contratto dei mutui, dei debiti per occuparsi dei figli, cose che ci dicono non dovrebbero in realtà creare un problema, invece no, sono cose che creano grosse difficoltà. Ora, arrivata poi la crisi, diversi fra di noi e fra di voi hanno perso il lavoro, però i mutui andavano pagati, pure le tasse sono anche aumentate e in alcuni casi alcuni hanno dovuto anche pensare all'ipotesi di vivere senza la luce perché effettivamente non riuscivano più a pagare la bolletta. Ora, le prospettive di queste famiglie sono crollate pure in un qualche modo, eppure vengono dipinte come i cattivi della favola, la causa dei problemi dell'euro. Anche in Germania, ho detto prima, ci sono senz'altro le formiche, ma anche qui ci sono persone che lavorano. Ci sono tante persone anche in Germania che fanno fatica a arrivare alla fine del mese, prima e dopo la crisi euro, della zona euro. Ci sono persone la cui produttività è aumentata, ma le cui retribuzioni non sono aumentate perché c'è stato un trasferimento di capitale enorme dai lavoratori ai produttori. Gli utili sono saliti alle stelle negli ultimi anni in Germania per le aziende e questo ha portato a delle eccedenze la cui dimensione è aumentata in seguito alla redistribuzione del reddito che si è allontanato dalle formiche tedesche verso i loro datori di lavoro, grazie soprattutto alle esportazioni tedesche che hanno garantito questo tipo di guadagni. Ora, queste eccedenze commerciali, una volta create, hanno cercato di ottenere remunerazioni più alte, rendite più alte, perché in Germania in effetti i tassi di interesse erano bassi. E a questo punto le cicale tedesche, cioè questi banchieri il cui obiettivo era quello di massimizzare i loro guadagni a sforzo zero, si sono rivolti verso il sud, verso la Grecia, verso l'Italia, hanno rivolto la loro attenzione verso il Portogallo o anche l'Irlanda.
Ora, siamo tutti nella zona euro e abbiamo ancora il problema dell'arbitraggio delle tasse di interesse e il problema dei mutui garantiti da carte di credito, dei debiti. Abbiamo capitale tedesco prodotto dai lavoratori, pagati poco tedeschi e comunque diciamo gestito dalle cicale tedesche irresponsabili, che capitali che volano verso il sud alla ricerca di remunerazioni superiori. E cosa accade quando questo denaro arriva inaspettatamente verso il sud? Beh, ci sono delle bolle. È semplice. In Spagna questo ha assunto la forma di una bolla immobiliare. In Grecia la bolla si è manifestata sotto forma di debito pubblico. Perché le cicale greche, che sono in realtà gli investitori immobiliari greci, sono stati ben contenti di prendersi i capitali arrivati dalla Germania e in realtà hanno potuto godere di contratti assolutamente favolosi grazie ai finanziamenti. Ora, la forma che poi le bolle nei paesi meridionali hanno assunto non è importante, perché comunque esploderanno prima o poi quando le Uber cicale di Wall Street scoppieranno anch'esse. Però quella cosa importante è che le formiche tedesche si capiranno che il loro lavoro duro non si trasforma in una vita migliore, ma in minor potere d'acquisto. Poi è arrivata la crisi proprio e le formiche tedesche si sono sentite dire che devono stringere la cinghia in un momento in cui diciamo ricadono sempre di più in una trappola della povertà. Allora è stato detto che il loro governo inviava migliaia di miliardi, i cosiddetti pigs, la sigla vuol dire maiali in inglese, che sono il Portogallo, l'Irlanda, l'Italia, la Grecia e la Spagna, che secondo le formiche tedesche sono le cicale pigre. Ma, però non è mai stato detto a questi che in realtà il governo greco o spagnolo non può usare i propri fondi a scopo benefico, per così dire, lo può fare soltanto per ripagare i debiti in modo tale da ridurre, per così dire, le sofferenze per le cicale. Quindi queste formiche erano stupite, le formiche tedesche. Perché, si sono chieste? Stiamo lavorando così tanto, più di prima, e guadagniamo anche meno fondi, meno soldi. Perché il nostro governo manda dei soldi a questi spendaccioni del sud e non li conserva per noi? Allo stesso tempo, qui in Italia, ma anche in Grecia, ma anche in Portogallo, i lavoratori, quelli che lavorano, le formiche, si sono trovati in una fase di disperazione ma anche di rabbia, perché le cicale di questi paesi, che comprenderebbero i banchieri ma anche i cosiddetti tecnici, come anche il signor Monti e Draghi, li hanno insultati, chiamati in tutti i modi e si sono uniti, diciamo, alla narrazione dominante. In effetti, nel Wall Street Journal di ieri, Draghi ha lanciato un attacco straordinario contro lo Stato e il welfare e è arrivato a dire che il welfare state è stato e rimane la fonte dei principali problemi dell'Eurozona. Quindi abbiamo avuto un cambiamento assoluto nella narrazione oggi predominante, non più come accadeva subito dopo il 2008, erano le pratiche delle banche che prestavano a tutti e che sbagliavano e creavano assolutamente dei prodotti assolutamente improbabili come gli swap per il default del credito. Non erano più loro ad essere colpevoli. Grazie a persone come il presidente Draghi, la cancelliera Merkel e il presidente Monti, praticamente tutti i cosiddetti esperti dell'Occidente adesso sostengono che la crisi è stato un problema di eccesso di spesa pubblica e che l'incapacità di risolvere questo problema farà crollare la civiltà per come la conosciamo oggi. Probabilmente adesso vi starete grattando la testa e dice: ma ci deve essere un errore da qualche parte. Io in effetti non ho mai goduto nel modo in cui invece i nostri amici banchieri hanno potuto fare. Voi avete lavorato, avete fatto fatica prima, avete lottato prima e adesso lottate ancora di più in condizioni ancora più difficili.
Per quanto riguarda i salvataggi, i bailout, voi e i vostri vicini dell'Adriatico, i greci, non li vedete questi salvataggi. Nessuno vi dice che in realtà le migliaia di miliardi sono finiti nelle banche, loro sì, non solventi dell'Europa, che hanno appunto gettato denaro in un pozzo nero. E inoltre avete appunto cornuti e mazziati, perché avete anche i tedeschi che vi chiamano ladri, corrotti, spendaccioni, esageranti. E a questo punto è un po' fatica non ritornare alla memoria collettiva e che ci farebbe diventare antitedeschi. Ma quando l'euro è stato istituito, è stato un esperimento molto interessante che ha avuto luogo sia in Grecia che alla periferia. In Germania i governi, i datori di lavoro, i sindacati, tutti hanno cercato di ripristinare la concorrenzialità, la competitività tedesca, l'occupazione, la crescita, dicevano anche, riducendo i salari e riducendo anche l'inflazione tedesca al di sotto della media europea. Nel frattempo, in paesi come l'Italia, la Grecia, la Spagna e l'Irlanda, i governi dell'epoca cercavano di far fronte per preparare il paese per accedere all'euro, anche in questo caso riducendo le retribuzioni e avvantaggiandosi dell'influsso di migranti da altri paesi nel paese per ridurre ulteriormente tali retribuzioni. Ora, qui in Italia c'è stata però un'altra cosa. E c'è stato un bellissimo articolo scritto da Gustavo Piga, un vostro connazionale. I vostri conti pubblici erano stati assolutamente sottostimati attraverso l'utilizzo di una serie di derivati di Wall Street che avevano mascherato la vera entità del debito pubblico. E mi affretto a dire che l'utilizzo di questi prodotti era stato approvato però sia dall'Eurostat che anche dal Tesoro. E chi era il principale funzionario della gestione dei debiti al Tesoro all'epoca? Probabilmente lo saprete già, comunque ora lo svelo. È giusto, era Mario Draghi, che poi dopo è passato alla Goldman Sachs, dove ha aiutato a privatizzare o comunque a favorire le redditi delle banche privatizzando i beni nazionali italiani. Gran bel lavoro se uno riesce ad arrivarci. In Germania l'esperimento di ridurre i benefici, i benefit e la retribuzione attraverso le riforme che avevano preso il nome del precedente capo della Volkswagen, un esperimento che ha avuto gran successo e ha andato anche oltre le sue aspettative. Le retribuzioni reali si sono ridotte. Più e più volte la disoccupazione si è ridotta anch'essa, però i lavoratori guadagnavano sempre meno, non riuscivano neanche a comprare quei meravigliosi scintillanti beni che realizzavano nelle fabbriche. I beni tedeschi hanno peraltro inondato anche altri mercati europei. Al contempo però il successo tedesco aveva fatto sì che il denaro fosse ancora meno costoso e quindi rendendo il ricorso al credito sempre più semplice in tutti i paesi, compresi i paesi del Mediterraneo. E quel denaro che costava poco, con un tasso di interesse basso, veniva usato per comprare merci tedesche. In altri termini, la vostra cosiddetta tendenza alla spesa eccessiva ha aiutato a sostenere il surplus, l'eccedenza commerciale tedesca, che ha permesso loro di avere un deficit di bilancio sempre minore. Però le formiche tedesche lavoravano per essere pagate sempre meno, a differenza invece delle loro banche. E per un po' tutto questo ha funzionato. Una volta che la quantità di denaro che veniva dalla denaro a basso tasso di interesse che veniva dalla Germania e da Wall Street ha permesso agli italiani, ai greci, agli spagnoli di spendere, e l'hanno fatto come se non ci fosse alcun domani, e chi li può rimproverare? La tentazione è enorme. Ma il problema era che ogni volta per gli italiani, per i greci, per i portoghesi, quando questi chiedevano qual è il vantaggio
di far parte dell'Europeo. In realtà l'idea è, diceva, guarda, no, bisogna andare avanti così, bisogna anche chiedere dei prestiti alle banche per continuare a mantenere il nostro tenore di vita, perché di più non possiamo permetterci. Quindi, e a questo punto le cicale italiane, ma anche quelle tedesche, si sono ingrassate sempre di più, mentre le formiche hanno continuato a lottare in condizioni sempre più difficili per arrivare alla fine del mese. E poi c'è stato il crollo di Wall Street, però, nel 2008. E quando c'è stato questo crollo, che si è trasferito oltre l'Atlantico, prima ha colpito le banche e poi le finanze pubbliche dell'Eurozona. Io ritengo sia importante riconoscere il fatto che le banche sono state colpite per prime. Questa crisi non è stata causata da un eccesso di spesa da parte dello Stato. Quindi, ovviamente, quando poi questo finanziamento si è venuto a ridurre, il mercato dei titoli di Stato ha cominciato a porsi delle domande sulla solvibilità degli Stati della zona euro. E il primo a essere, diciamo, coinvolto è stata la Grecia, e ci è stato detto che in realtà era un una tantum, ormai la Grecia l'avevamo salvata, ma in realtà la realtà, appunto, è che le forze speculative del capitale si stanno dirigendo tutte verso Lisbona, e dopo che si saranno occupate di Lisbona credo che arriveranno in Spagna e in Italia. L'euro non doveva funzionare così, però qualcuno doveva essere rimproverato, perché non si può in effetti ammettere un fallimento di questo tipo. Troppe persone come Monti e come Draghi si sono assunte il merito del successo dell'euro, che non possono ammettere di aver avuto torto. Pertanto hanno tutti trovato comodo trovare qualcuno a cui dare la colpa e a fomentare il nazionalismo. Improvvisamente c'è stata come una guerra fra il nord e il sud, fra i greci e i tedeschi. Adesso nessuno dice di voler salvare qualcun altro, nessuno dice di voler essere salvato. E ovviamente in tutto questo i profitti delle banche non vengono presi in considerazione. Ora, come voi sapete, tutte le favole di Esopo hanno una morale. Molti pensano alle favole di Esopo come dei racconti morali che in realtà dovevano combattere contro l'accidia e contro la incuria del futuro. In realtà c'è ben altro. Esopo in realtà lanciava un allarme contro anche l'eccessivo atteggiamento di entrambi. Oggi c'è un'altra cosa che va aggiunta comunque rispetto alla morale di Esopo nella sua favola, e cioè le cicale e le formiche sono assolutamente diffuse in tutti i paesi, in paesi che condividono un sistema monetario peraltro progettato malissimo, in un sistema che mette tutti gli uni contro gli altri, in cui un sistema da cui possono emergere solo dei perdenti. Quindi l'unica opzione che abbiamo a disposizione è cominciare a sovvertire questa narrazione dominante. Dobbiamo riconoscere la coesistenza di formiche trascurate in Italia, in Germania, e sapere che ci sono delle viziatissime cicale in Italia, ma anche in Germania. Se cominciamo a riconoscere questo è già un buon punto di partenza. E a quel punto potremmo cominciare a lavorare verso un sistema che promuova la crescita, l'occupazione e non dei salvataggi continui a favore delle banche. E vi ringrazio per l'attenzione.